La città metropolitana fiorentina questa mattina è in trasferta a Rignano, dove nella sala del Consiglio Comunale si è riunita l'assemblea presieduta dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Nardella ha voluto sottolineare la volontà del nuovo ente, costituito al posto della provincia di Firenze, di essere costantemente presente sui territori e le zone che ne fanno parte. A Regnano per dare un segnale al territorio che la città metropolitana non è solo Firenze ma è tutta la provincia e in questo caso specifico il Val d'Arno. Non c'è dubbio, con la città metropolitana di Firenze intendiamo tutta l'area che prima interessava la vecchia provincia e oggi vogliamo dare un'attenzione particolare alle specificità di questo territorio, all'opportunità di valorizzarlo sia sul piano del turismo che sul piano delle attività agricole, della caccia e anche ad affrontare i temi legati alle infrastrutture e alla viabilità per la quale già abbiamo approvato provvedimenti urgenti. Oggi a pranzo alla fine di questa conferenza parleremo con tutti i sindaci del Val d'Arno perché la città metropolitana, come ho sempre detto, non è una copia sbiadita della vecchia provincia, è un nuovo ente che nasce al servizio dei sindaci e dei territori. Non si pagano né sindaco né consiglieri della città metropolitana, non è un organo politico che porta costi politici aggiuntivi, ma è uno strumento al servizio dei sindaci e oggi ci occuperemo dei temi del Val d'Arno. L'assemblea esaminerà le varie criticità presenti sul territorio, ha detto Nardella, soprattutto sul fronte della viabilità delle opere pubbliche da troppo tempo bloccate. Abbiamo cominciato da poco e quindi stiamo analizzando pezzo per pezzo tutti gli aspetti della viabilità di tutti i territori. Faremo questo anche proprio oggi con i sindaci del Val d'Arno. Io ho già detto che la nostra priorità è quella di portare in fondo le opere iniziate o programmate. Prima di questo è inutile iniziare nuove opere pubbliche, i soldi sono quelli che sono, bisogna utilizzarli bene.